L'obiettivo principale è riuscire ad attivare subito al San Salvatore 15 posti letto per medicina d'urgenza e 6 per l'OBI, l'osservazione breve intensiva. Maria Capalbo, nuovo direttore dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, ha già dettato l'agenda dei suoi primi interventi nella conferenza stampa di questa mattina di presentazione assieme al governatore delle Marche Luca Ceriscioli, che ha affermato senza mezzi termini che quello di Marche Nord non è un progetto del pesarese, ma riveste una strategia regionale. Altre realtà territoriali stanno lavorando per una razionalizzazione delle strutture ospedaliere, come Ascoli e San Benedetto, Macerata e Civitanova. E la nomina di Maria Capalbo è frutto dell'attenzione che Marche Nord necessita. Aggiunge Ceriscioli, avere i conti in ordine è importante e le Marche in questo eccellono, ma è fondamentale garantire servizi di qualità ai cittadini. Tenerli 2 o 3 giorni in più in ospedale perché non si sa dove metterli dopo vuol dire diminuire i posti letto a disposizione e abbattere da subito sensibilmente le liste d'attesa. Fiore all'occhiello questo anche della sua campagna elettorale. Già nelle sue prime 36 ore di insediamento la Capalbo ha fatto un giro di perlustrazione nelle 3 strutture, Muraglia, San Salvatore e Santa Croce, individuando criticità e potenzialità da gestire in questo suo nuovo mandato che non si preannuncia per nulla facile. I nuovi progetti approvati nel terzo atto aziendale sono fermi per le limitazioni ministeriali sulla spesa del personale e un budget rimasto provvisorio fino a ottobre. Per ora a Fano andrà potenziata l'area medica e a Muraglia l'oncoematologia e per quest'ultima la neodirettrice tira fuori un asso dalla manica e annuncia che sentirà il presidente della Fondazione Carifano, Fabio Tombari, per investire in questo polo specialistico, contando sulla sua sensibilità e sulla convinzione che bisogna superare il fosso e ragionare in termini di area e non di comune. Vedremo cosa risponderà la Fondazione Carifano a riguardo. Per intanto, sull'accordo tra Ricci e Seri, sul sito dove farlo nascere questo ospedale, è nebula totale, anche se Ceriscioli ha ricordato che sono stati loro stessi a darsi un mese di tempo, dopodiché deciderà la regione d'imperio, perché una cosa è certa, l'ospedale sa da fare.